Se vi piacciono le storie che parlano di fortuna, coincidenza o destino, io ne conosco una che ha dell'incredibile. È ubriaco! Non più. È cocaina quella che ha sul naso! Mi dispiace, non ho visto il rosso. Io invece vedo mille colori. L'uomo ha un colpo di fulmine all'istante e realizza che la sua vita cambierà per sempre. Ti è piaciuto, amore? Da morire, bellissimo. Sei felice? Sì, molto felice. Ho deciso di rompere con te. Mi prendi per il culo? Volevo lasciarti un bel ricordo. Un bel ricordo del cazzo! Lei mi ha devastato. Mi ha sconvolto la vita, mi ha colpito nel profondo. Non ho mai creduto nel fato. Solo in quello che ci costruiamo ogni giorno. E mi trovo in questo pozzo senza fondo perché non riesco a smettere di scavare. Ma le cose devono cambiare a partire da oggi. In questo preciso momento ho deciso di buttare la pala con cui mi scavavo la fossa. Pronto? Ti ho preso un altro appuntamento. Riporta queste cose alla Sony. Consegnale a quella mezza lesbica con i capelli rossi. Si chiama Mercy. Me lo fai questo favore? La pistola è caricata a salve, non fare cazzate. A me serve un autista, un confidente, un portaborse e un protettore. Eccomi qua. Vieni con me. Una volta prova a darti un pugno in faccia con tutta la forza che hai in corpo e giuro su Dio che lo troverai così edificante che ti sembrerà di saltare da una scogliera. Abbiamo finito la coca, queste troie sono formichieri. Okay. Portamene altre purché sia purissima. D'accordo? Mi manda il signor Karras. Ha qualcosa da dare a me? Questo qui dovrebbe essere uno scambio. Non te l'ha spiegato nessuno? Giuro su Dio che dirò ai poliziotti qui davanti a me che me l'hai rubato! Come cazzo ti è venuto in mente? Te l'ho detto, è una questione di vita o questione di morte. Tu per me sei morto, morto!